Una visita inaspettata e annunciata con pochissime ore di anticipo. Il Premier Matteo Renzi, nel giorno che sancisce il suo secondo anno di governo, apre una nuova pagina e annuncia un cambio di rotta. Da oggi, infatti, annuncia di voler far visita a tutti quei territori che producono ricchezza e visibilità all'Italia. E la prima tappa scelta è il Gran Sasso Science Institute di Assergi, dove arriva poco dopo le 13 e compie una visita guidata nei laboratori. Alle 14 il primo passaggio davanti alla stampa, al suo fianco il ministro all'istruzione Stefania Giannini, che lo accompagna nella visita istituzionale. Fugace ma in pieno stile Renzi scherza, saluta le istituzioni presenti e si concede ad un incontro privato. Ad accoglierlo ci sono, oltre al governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso, il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il vicepresidente Giovanni Lolli, la senatrice Stefania Pezzopane. L'incontro con la stampa si svolge nella sala Fermi, proprio qui annuncia lo stanziamento di un'ingente somma di denaro destinata a sostenere un importante progetto sulla materia oscura. Oggi siamo qui per annunciare un finanziamento straordinario di 60 milioni su un progetto che l'INFN nel corso dei prossimi settimane e mesi metterà in atto, quindi i 60 milioni necessari a far sì che il Gran Sasso i lavoratori del Gran Sasso, poi c'è anche il tema della legge sul Gran Sasso Science Institute, ma diciamo i 60 milioni necessari perché si possa intervenire sulla manutenzione e sulla innovazione e sulla grande battaglia, la grande sfida per la materia oscura, non soltanto in quel settore, ci sono e sono soldi che noi metteremo a disposizione fin dalle prossime settimane e mesi. E noi oggi abbiamo toccato con mano che cosa significa avere un'infrastruttura della ricerca avanzatissima, non solo il laboratorio più grande, non solo il laboratorio più avanzato, ma anche il più accessibile del mondo su questi temi che ci potranno portare nel giro di poco forse a una scoperta altrettanto importante quanto quella delle onde gravitazionali. Il Premier spiega poi i motivi che lo hanno portato in Abruzzo e soprattutto celebra l'introduzione del Jobs Act. Più tardi infatti la sua visita si sposterà presso la sede della Walter Tosto Serbatoi di Chieti Scalo, azienda leader mondiale nel settore, con una crescita che ha raggiunto un fatturato di 100 milioni di euro. Poi saremo in un'altra azienda, in un'azienda, qua in Abruzzo, in uno dei luoghi dove in questi ultimi mesi si sono ottenuti i primi risultati del cosiddetto Jobs Act, cioè le prime assunzioni. Renzi parla anche della città ferita, L'Aquila, e della soddisfazione di vedere un gran numero di gru all'orizzonte, una città che dopo una lunga agonia avvia la sua rinascita. Arrivando da fuori si vedono tante gru, mi hanno spiegato che sono 92, sta ripartendo finalmente il lavoro del centro storico, era un impegno che ci eravamo presi, io al 25 di agosto ho detto che sarei tornato dopo un anno. Quindi oggi non parliamo dell'Aquila, ne parleremo nei prossimi mesi quando vedremo a vedere fisicamente i cantieri che stanno comunque lavorando. Finalmente sono arrivati i soldi, ci sono tutti per fare un ottimo lavoro. Ci sono i soldi per gli investimenti e per il rilancio dell'attività in questa città così straordinaria e così duramente colpita. Al termine del suo intervento è il vicepresidente del Consiglio regionale a spiegare in dettaglio gli interventi previsti dal governo sulla regione Abruzzo. Di politiche economiche si è parlato? No, non in generale, se non appunto per questa idea che noi abbiamo trasmesso, cioè che con i soldi della ricostruzione, vorrei ricordare a tutti che questo governo ha messo 6 miliardi di euro, cosa che nessuno prima aveva fatto, che con quei soldi la ricostruzione materiale sta andando avanti con tutte le difficoltà che volete, ma indubbiamente lui è rimasto molto colpito dal numero di gru, ma soprattutto quanto possa diventare efficace la scelta di disporre il 4% a favore della ricostruzione economica. Divisi su tutto, sul crocifisso in aula consiliare, sul progetto di un ponte o sulle scelte strategiche della città, ma non sulle scie chimiche e le possibili conseguenze sulla salute pubblica. Il paradosso è tutto aquilano, dove il capogruppo di Centro Democratico in Consiglio Comunale Ermanno Giorgi ha presentato un ordine del giorno che verrà discusso in Consiglio Comunale. Per chi non lo sapesse, le scie chimiche sono quelle scie visibili nell'atmosfera
e per alcuni, gli amanti delle teorie complottiste in primis, non sarebbero composte solo di vapore acqueo, ma anche di agenti chimici o biologici, spruzzati per finalità non meglio precisate. Una di queste teorie è che le scie chimiche avrebbero appunto conseguenze nocive per la salute pubblica. È all'Aquila dove alto il dibattito sull'inquinamento da polveri e residui di cantieri per la ricostruzione, c'è chi ha pensato pure alle scie chimiche. E al fianco di Giorgi sono subito scesi in campo anche il capogruppo del Partito Democratico Stefano Palumbo, di Forza Italia Guido Liris, dei Salviniani Emanuele Imprudente e di API Marco Cimoroni. È la prima volta, ha affermato Giorgi, parlando dell'ordine del giorno che verrà discusso giovedì in Consiglio Comunale, che da una istituzione pubblica arriva un'esortazione di questo genere al governo. Non si capisce perché di questo fenomeno si parli soprattutto sul web e mai nelle aule istituzionali. Vogliamo che il governo dica la verità perché i cittadini hanno il diritto di sapere. È particolarmente importante che a stimolare questo dibattito sia la città dell'Aquila, il capoluogo della regione verde d'Europa. Tutti coloro che affermano che le scie chimiche siano da ricondurre a fenomeni di condensazione dicono una sciocchezza, aggiunge Giorgi, che può essere confutata facilmente sul piano scientifico. Se fosse così, conclude, il fenomeno dovrebbe verificarsi in un clima freddo ad almeno 8.000 metri di altitudine, mentre gli aerei che lasciano le scie chimiche si incrociano ad altezze molto più limitate. Non si capisce inoltre quale sia la provenienza di questi mezzi, che immaginiamo si possa tuttavia ricondurre ad aeroporti militari. Scontata l'ironia e le frecciate che nel corso delle ore sono state scagliate dal web nei confronti dei firmatari dell'ordine del giorno, soprattutto sui siti di satira e pagine Facebook, dove più di qualcuno si è chiesto come sia possibile che l'Aquila pensi alla candidatura UNESCO per la perdonanza e al tempo stesso alle scie chimiche, che sia tutto un complotto. 20 anni di amicizia tra il comune dell'Aquila e quello di Zielonagura in Polonia. Un gemellaggio cresciuto negli anni e che si è rinnovato questa mattina nella sala del Consiglio Comunale dell'Aquila. Un rapporto importante, quello tra le due città, che condividono diversi interessi, la cultura, l'università, l'arte. La nuova amministrazione di Zielonagura ha saputo cogliere gli aspetti di sviluppo, ha detto l'assessore Capri, delle nuove politiche comunitarie, diventando una città evoluta e dinamica. Se noi abbiamo sperimentato dopo il terremoto una straordinaria efficienza, una straordinaria solidarietà anche da parte delle città gemellate, quindi servono anche per creare dei legami che, pure se non portano niente nell'immediato, magari si creano delle basi per poter fare delle cose in futuro. Come si sta facendo con Zielonagura, oggi loro incontreranno anche degli imprenditori qui all'Aquila, quindi ci sarà anche il momento in cui avranno la possibilità di capire se ci sono delle proposte, delle ipotesi di lavoro, di sviluppo sul territorio. Il presidente del Consiglio Comunale di Zielonagura ha ricordato come siano molto interessati all'Università dell'Aquila e al Polo Tecnologico per scambiare e condividere esperienze. Non ci sono imprenditori che hanno fatto investimento, però noi abbiamo realizzato tanti progetti culturali, scambi giovani che ci sono veramente risultati buoni. Adesso speriamo che possiamo cambiare le nostre esperienze sul parco tecnologico. Siamo con Loredana Micheli, presidente della Gran Sasso Rugby, una presidentessa che abbiamo visto a bordo campo particolarmente emotiva su una partita tiratissima fino agli ultimi minuti. Che impressione ha avuto di questi ragazzi oggi? Beh, senz'altro è stata un'ottima partita. Il primo tempo l'abbiamo dominato, sono stati sempre entro i 22 del Brescia, però non sono riusciti a concludere. Questa seconda parte di campionato, così come è successo per l'anno scorso, ci serve soprattutto per far crescere i ragazzi, quindi ho visto insomma delle buone cose, delle ottime cose. Per quanto riguarda questa fase, voi ovviamente non potete più retrocedere, quindi vi siete levati un bel peso sulle spalle, si può giocare in maniera molto più serena, ma le vostre aspettative quali sono? Come vi volete classificare? Ma guarda, sinceramente non abbiamo molte aspettative. Il nostro obiettivo all'inizio dell'anno era proprio quello comunque di rimanere in Serie A. I ragazzi lo hanno portato a termine tranquillamente, non tranquillamente, però insomma in maniera egregia. Adesso noi non ci aspettiamo niente, perché come ti dicevo prima,
questa parte del campionato ci serve solo a far crescere i giovani, quindi tutto quello che riescono a fare è tutto buono.